Ciao a tutti, sono Roberto Martini e nel video di oggi parliamo di zone cardio. In particolare voglio farvi vedere le mie zone cardio che utilizzo in questo momento aggiornate al 2022. Ho già fatto un video su questo argomento nel 2019, ma nel tempo le mie zone cardio sono cambiate. Molti di voi mi hanno chiesto come mai, che tipo di zone stavo usando. Non capivano bene perché non corrispondevano a quelle del video. E quindi ecco le mie nuove zone cardio. Come sempre però, ragazzi, partiamo da alcuni concetti base per dare un senso a questo video. Il primo fra tutti è che molto spesso negli orologi che compriamo, come nei Garmin, le zone sono impostate senza un grande senso. Sono messe lì 50, 60, 70, 80, 90, 100. Boom. Facile. Mentre invece quelle che voglio darvi oggi in questo video sono le zone cardio utilizzate da molti allenatori e da molti atleti. Logicamente ci sono sempre alcune differenze tra una teoria e l'altra, però queste sono secondo me le zone corrette da usare su base scientifica. Poi, altro concetto da tenere a mente è che in questo video parleremo di percentuale della nostra frequenza cardiaca massima, perché ognuno di noi ha una frequenza cardiaca massima diversa. Io per esempio ho 184, Daniele, il mio collaboratore, ha 200 e oltre, e un mio allievo ha 160. Significa che se io mi alleno a 135 battiti sto facendo un lento, Daniele sta correndo troppo piano e il mio allievo sta correndo a 135 battiti troppo veloce. Quindi parlare di battiti secondo me è sbagliato, dobbiamo parlare di percentuale della frequenza cardiaca massima. In questo caso il mio 70% corrisponde al 70% di Daniele e corrisponde al 70% del mio allievo, ognuno con dei battiti diversi. Quindi, ripeto, in questo video parliamo di percentuale della frequenza cardiaca massima, così da essere tutti sullo stesso livello. Ora, il problema è che, parlando di percentuale della frequenza cardiaca massima, questo ci richiede sapere la nostra frequenza cardiaca massima per calcolare le varie zone in modo corretto. Poi, ragazzi, ci farò un video dedicato specifico su questo argomento e dettagliato, ma qui posso dirvi molto rapidamente che la formula generica per calcolare la nostra frequenza cardiaca massima è 220 meno età. Quindi io, Roberto, ho 37 anni, 220 meno 37 fa 183, più o meno corrisponde alla mia frequenza cardiaca massima. Però questa è una formula generica e non è sempre corretta, e in alcuni casi si può sbagliare anche di 20 battiti. Ho allievi che dalla formula dovevano avere 183 e poi in realtà avevano più di 200 battiti, o viceversa. Quindi la miglior cosa secondo me sarebbe fare un test sul campo per calcolarla. Un buon test, per esempio, sono le ripetute da 1000 metri in salita su una pendenza del 4-6% massima, corse al massimo delle nostre possibilità. Si fanno magari le prime 2-3 di riscaldamento e poi le ultime due andiamo a tirarle al massimo cercando di raggiungere il nostro sforzo massimale. In questo caso, se il test è stato eseguito bene, la frequenza cardiaca massima rilevata dovrebbe avvicinarsi molto alla nostra frequenza cardiaca massima reale. Attenzione però, ragazzi, questo non è un test per principianti, mi raccomando, è un test per atleti di livello avanzato. Se state iniziando a correre in questo momento, iniziate tranquillamente con la formula 220 meno età, poi avrete tempo per calcolare la vostra frequenza cardiaca massima. Seconda cosa da tenere a mente, questo è un test massimale, lo ripeto, e va eseguito dopo una fase di riscaldamento. Non fate nulla del genere a freddo. E ultima cosa, ragazzi, mi raccomando, visita medica prima di fare un qualcosa di simile, perché, lo ripeto, è uno sforzo massimale. Chiusa parentesi sicurezza. Bene, adesso che abbiamo parlato di percentuale della nostra frequenza cardiaca massima, abbiamo parlato di frequenza cardiaca massima, è importante avere delle letture accurate della nostra frequenza cardiaca, altrimenti è tutto un cavolo. Per farlo, secondo me, l'unico metodo è utilizzare una fascia cardio, perché i sensori al polso, come ho detto in mille video, non sono attendibili. Dipende da persona a persona, su alcuni un modello funziona, su altri no, dipende dal colore della nostra pelle, dipende se abbiamo i peli, dipende da dove mettiamo l'orologio, se lo mettiamo bene, ci sono
mille variabili. Quindi sensore al polso davvero poco accurato. Utilizzate una fascia cardio oppure come quella che uso io con sensore da mettere qui sul braccio, che è più comoda. Però ragazzi, non fate affidamento soltanto sui sensori che trovate nei vostri orologi, a meno che non siete sicuri al 100% di avere delle letture accurate. Ok, adesso che abbiamo fatto questa super premessa per dare un senso alle zone cardio che sto per farvi vedere, andiamola a vedere nel dettaglio. Vediamo un po'. Ok ragazzi, ho già preparato tutto così non devo mettermi a scrivere, andiamola a vedere nel dettaglio. Allora, queste sono le zone cardio fornite dalla Garmin e sono molto basic, diciamo, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%, zona 1, 2, 3, 4 e 5, impostate così abbastanza a cavolo. Poi su alcuni dispositivi più evoluti i Garmin sono in grado di rilevare la nostra soglia anaerobica, e si trova più o meno qui, e sono in grado di spostarlo un po' più giù o un po' più su. In ogni caso l'impostazione generale è questa ed è davvero molto sbagliata. Invece nel mio vecchio video le zone che vi ho fatto vedere sono quest'altre, ragazzi. Tra il 50 e il 60% della nostra frequenza cardiaca massima c'è la zona di riscaldamento, tra il 60 e il 76 c'è la zona ritmo lento, corsa lenta, 76-84% abbiamo ritmo medio, 84-92% soglia anaerobica e poi dal 92% in poi abbiamo la zona anaerobica. Queste sono le zone vecchie, ma non mi facevano impazzire perché non sfruttavo questa prima zona di riscaldamento di camminata, era uno spreco. E in più queste due zone così non mi piacevano, erano troppo grandi e ho preferito dare una divisione maggiore della corsa lenta, come potete vedere qui in questa nuova zona grande verde. Quindi le mie nuove zone sono: tra il 65 e il 73% della nostra frequenza cardiaca massima abbiamo la corsa lenta, molto lenta, ok, fondo lento, 73-80% abbiamo la soglia aerobica. Questo sarebbe il cosiddetto lento svelto, ok? È un lento un po' più veloce che si può utilizzare magari su un lungo o su degli allenamenti specifici. Poi dall'80 all'87% abbiamo il nostro ritmo medio, che in questo caso, come potete vedere, è leggermente più spinto rispetto al ritmo medio che utilizzavo nelle mie zone vecchie. Poi dall'87 al 93% abbiamo la soglia anaerobica, che è molto più precisa rispetto a prima perché più o meno si trova intorno al 90% generalmente, e in questo caso questa zona ricade più centralmente alla soglia anaerobica. E poi ultima zona, 93-100%, zona VO2 max, zona massimale per sforzi brevi ad alta intensità. Queste sono le zone cardio che utilizzano i miei allievi e che sto utilizzando ormai anche io da parecchio tempo. Mi ci sto trovando molto bene ed ecco perché sto facendo questo video. Per me l'evoluzione è fondamentale e rimanere sempre attaccato al vecchio secondo me è sbagliato. Bisogna sempre testare nuove cose, nuove metodologie. Esistono ed escono ogni giorno nuovi test scientifici, nuove prove scientifiche, ed è bellissimo esplorare cose nuove. Adesso attenzione ragazzi, ultima cosa, mi raccomando, esistono delle zone di grigio tra una zona e l'altra, non succede niente, non c'è un interruttore che si spegne tra una zona e l'altra, il nostro corpo lavora tutto quanto insieme sinergicamente, e se io sto lavorando tra le due zone non succede niente, ok? C'è una zona di grigio qui, c'è una zona di grigio qui. Il mio consiglio è quello di lavorare più centralmente alla zona possibile. Quindi se io devo fare una Z1, io cercherò di stare intorno al 70% e non al limite della zona 1. Stessa cosa con il ritmo medio, io cercherò di stare all'82-83% per stare al centro della zona e non spostato verso l'87, altrimenti mi sto avvicinando troppo alla soglia anaerobica. E ultima cosa fondamentale, ricordatevi ragazzi, siamo tutti quanti diversi. Queste sono delle zone generiche che uso anch'io, ma la cosa migliore sarebbe fare dei test di laboratorio per ottenere in modo accurato la nostra soglia aerobica reale e la nostra soglia anaerobica reale, e da lì in poi impostare le nostre zone cardio. Questa sarebbe la cosa migliore. Questi sono solo numeri generici che possiamo utilizzare, possiamo applicare, ma ricordate, siamo tutti diversi.
diversi. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come sempre, se lo avete trovato utile o interessante, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale. E se ancora non l'avete fatto, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava. Ma soprattutto, ragazzi, andate a correre con le zone cardio impostate nel modo giusto.